Ma ti faccio la stessa domanda, insomma, partendo da quello che ha detto lui adesso, cioè è stato proprio una progressione, diciamo, di consapevolezza dei propri mezzi e poi per arrivare al successo, sei d'accordo su questo aspetto? Sì, noi diciamo che partita dopo partita abbiamo acquisito consapevolezza. Come dici tu, è stata una cavalcata lunga, faticosa. Alcuni come me arrivavano da un'Olimpiade che ci aveva segnato abbastanza e un gruppo nuovo, creare un gruppo in così poco tempo sicuramente è stato difficile da un lato e bello e stimolante dall'altro. Probabilmente il fatto dell'essere tutti così giovani, di avere tutti così tanta fame, ci ha aiutato a sopperire alla mancanza di tempo. E poi alla fine devo dire che è stato un fluire di emozioni perché veramente all'inizio non che non ci considerassimo all'altezza, ma nessuno di noi probabilmente non avendolo mai fatto neanche osava pensare a una vittoria in finale contro una squadra come la Slovenia e dopo aver abbattuto squadre come la Serbia e la Germania che voglio dire rispetto al nostro gruppo che all'inizio definivano solo giovane erano più quotate. Noi abbiamo dimostrato che in realtà la pallavolo è la pallavolo, non dipende dall'età, dipende dall'esperienza, ma che l'esperienza si fa e noi la stiamo facendo e l'abbiamo fatta. Ti faccio una domanda, insomma, che è un po' il tema dominante di questi giorni qui a Trento. È vero che vincere, veder vincere aiuta a vincere, perché è stata un'escalation per lo sport italiano, quello di quest'estate, incredibile. Cioè, vi ha dato un po' di stimoli anche vedere, non so, quello che è successo alle Olimpiadi, quello che è successo alle donne, quello che è successo. È vero, è una cosa che può accadere. Ma sicuramente vedere vincere i connazionali è sempre stimolante. Io devo dire che ho vissuto questa sensazione un po' particolare dal punto di vista mio, proprio che partita con la nazionale di calcio, poi le Olimpiadi, queste medaglie, alcune anche lì che non erano, diciamo così, aspettate in discipline così importanti, come questo 100 metri, come questo salto in alto, così no. Quindi inizi a pensare che ci sia un po' quella magia, quel qualcosa che neanche tu sai bene cosa sia, ma l'avverti. Un po' quelle sensazioni in cui senti, non so, anche durante l'Europeo sentivi che tutte le cose stavano andando per il verso giusto, ma non cose importanti, semplicemente capivi che c'era lo stesso pensiero comune, capivi che tutti ragionavano e facevano le stesse cose. Vedevi poi le donne che hanno vinto, loro sicuramente partivano più favorite di noi e quindi lì inizi a dire non succede, ma se succede, capito? Quindi senti quella magia particolare che ti dà sicuramente della carica in più.